Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti al webinar L'importanza della copertura RC inquinamento, percezione e realtà. È un webinar organizzato da ARRA insieme ad AXA XL e si inserisce nel ciclo annuale degli appuntamenti dell'AXA XL Insurance Academy. Nel panel moderato da Alessandro De Felice, presidente ARRA e Chief Risk Officer Prysmian, abbiamo Ombretta Martinelli, che è un volto noto degli appuntamenti sul tema del rischio ambientale ed è Senior Underwriter Environmental Liability di AXA XL, e Mauro Plantone, che è Senior Risk Engineer Property e Liability di AXA XL Risk Consulting. Ricordo ai partecipanti che possono interagire con noi tramite la chat inviando le loro domande. E per chi al termine della sessione dovrà sostenere il test per i crediti RU-IVAS, vi sono state inviate le istruzioni via mail. Comunque, al termine vi daremo il link per il collegamento al questionario in digitale. Detto questo, vi auguro un buon webinar e la parola ad Alessandro. Sì, buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con la ARRA AXA XL Insurance Academy, con il ciclo di incontri che abbiamo tenuto lo scorso anno e 2 anni fa, che hanno avuto parecchi partecipanti dal vivo. E vediamo che però in remoto sono ancora più partecipanti che dal vivo, quindi forse addirittura poi scopriremo che questa modalità diventerà più fruibile proprio per questo genere di appuntamenti più formativi e più di workshop rispetto agli eventi come possono essere i convegni e i seminari, che poi hanno anche una parte di public relation e di interrelazione fra le persone che purtroppo, data la situazione, non possiamo organizzare. Tema di oggi, è riduttivo chiamarlo RC inquinamento, perché non diciamo in italiano chiamiamo la polizza RC inquinamento, ma in inglese environmental liability, che è un concetto molto più ampio, cioè quello della responsabilità ambientale, che quindi non si limita solo al concetto della riparazione o ristorno di un danno, ma è molto più ampio perché riguarda tutto il tema della biodiversità, dell'ecosistema e del ristabilire le condizioni antecedenti all'evento inquinante. Non solo poi all'evento inquinante inteso come un evento di natura accidentale, ma anche come un evento di natura graduale in un contesto quale quello italiano, che appunto è un contesto legislativo fra i più severi, direi, del mondo. Sicuramente, anche rispetto alla direttiva europea, l'applicazione italiana è fra le più stringenti, rispetto anche ad altri paesi, europei. Questo perché noi proveniamo da una storia, triste, di eventi di inquinamento. Diciamo, il tema nasce negli anni 70 con il famoso evento di Seveso, di Ossina, la perdita di Ossina da parte dell'ACNA di Cengio, e da lì è nata tutta la maturazione della legislazione italiana in tema ambientale, che poi via via, anche con eventi di diversa natura, cioè quelli relativi anche a catastrofi naturali, quali alluvione, frane e smottamenti, hanno ulteriormente ristretto poi l'apporto legislativo, e hanno ulteriormente reso molto più severe e stringenti le nostre normative. Di tutto questo cercheremo oggi di fare un po' uno spiegone
fra diciamo, le modalità di funzionamento della copertura ambientale, quindi cosa copre, a chi serve, quali sono le differenze rispetto a una sezione o un'estensione RC inquinamento in una normale polizza di responsabilità civile, quali tipologie di danno sono coperte, qual è poi i settori di attività a cui serve e anche qui diciamo sfateremo qualche mito perché si pensa che questo genere di coperture siano più necessarie a certe tipologie di attività, invece come vedremo, ma non voglio svelare il colpevole o fare o anticipare quello che dirà Ombretta, vedremo che invece anche una serie di settori di attività possono essere a rischio e quindi possono beneficiare di un trasferimento del rischio e di un finanziamento del rischio. Ma poi soprattutto, al di là della parte meramente di trasferimento e finanziamento del rischio, come inquadrare, perché le due cose vanno di pari passo, come inquadrare tutto questo in misure di valutazione, controllo e mitigazione del rischio, senza le quali, diciamo, poi la copertura del rischio sarebbe in effetti molto difficile o molto costosa o con scarsa capacità disponibile. Quindi è un insieme di attività di trasferimento e controllo del rischio per i quali diciamo oggi sia Ombretta che Mauro sono due esperti e sono sicuramente una compagnia che ha investito molto nella specializzazione in quest'area e quindi come dire abbiamo un grande valore aggiunto secondo me nell'ascoltarli. Quindi lascio a te Ombretta la parola a questo punto per la tua parte che appunto è quella più di inquadramento proprio della copertura ambientale, di come funziona, dei suoi meccanismi. Perfetto, buongiorno a tutti. Iniziamo quindi a parlare un po', come ha già così introdotto eccellentemente Alessandro, sulla definizione, diciamo, della definizione di rischio inquinamento. Già il titolo percezione o realtà ci fa un po' capire come viene ad oggi diciamo, percepita l'esposizione che un'azienda può avere nei confronti di un evento inquinante. Possiamo quindi partire definendo innanzitutto che cosa si intende per rischio di inquinamento. Se Chiara può, ecco, con il termine inquinamento in genere, più in generale ci si riferisce a, diciamo, ad un'alterazione di una matrice ambientale, che può essere l'acqua, l'aria, il suolo, il sottosuolo, causati, diciamo, dall'attività umane. Quindi questo è quello che in generale viene così percepito come rischio che si può incorrere. Ma nel dettaglio, se vediamo nella successiva slide, ci si sofferma dove si possono manifestare sia come danno da inquinamento, quello che più, diciamo, generalmente percepito, ma in particolare il danno ambientale. Diciamo che è un di cui del danno da inquinamento, no? Come giustamente diceva Alessandro, per danno ambientale si intende un qualcosa di più, diciamo, di più esteso, dove va a colpire sia la matrice acqua, aria e suolo, quindi può essere, ad esempio, la contaminazione dell'aria, ad esempio, attraverso emissioni di inquinati in atmosfera, dopo in seguito ad un incendio, oppure la contaminazione dell'acqua da falda tramite il percolamento da alcune cisterne interrate, oppure la contaminazione di colpi idrici superficiali, ad esempio, dal malfunzionamento di alcuni depuratori. Ma quello che può essere contaminato è anche appunto il suolo, il sottosuolo, e non solo, ma anche il danno a cose, a persone, flora e fauna. Quindi, mentre con danno da inquinamento si intende l'effetto che si ha su queste matrici, quando si parla di danno ambientale si intende, diciamo, l'equilibrio che deve esistere fra tutti questi elementi, quindi matrici ambientali, ma anche elemento naturale, quindi flora e fauna, e anche diciamo, la salute umana. Quindi l'equilibrio che deve esserci fra tutti questi elementi del nostro ecosistema. Si va a parlare più di ecosistema. No, fai pure quella precedente, grazie. Era quella prima, ecco.
Quindi, ecco, quindi vediamo come queste sono diverse matrici che possono essere impattate, diciamo, dall'attività umana. Per cui, andando pure alla successiva, vediamo direttamente gli effetti che si hanno, quindi il rilascio di inquinanti nell'ambiente, che cosa può comportare poi a livello proprio pratico. Quindi si possono vedere lesioni personali a terzi, danni materiali a beni di proprietà sia dell'assicurato che di terzi, danni all'habitat naturale circostante e poi anche il danno a specie animali e vegetali protetti, ma non solo, perché poi vedremo che per danno ambientale si intende proprio l'equilibrio dell'ecosistema, per cui non per forza devono essere degli habitat speciali protetti, ma qualunque ecosistema possa esserci in qualunque zona del territorio. Le responsabilità associate al rischio di inquinamento e al rischio ambientale sono diverse. Quindi una società può essere chiamata, un'azienda può sostenere diversi tipi di costi che possono infierire sia sul danno da inquinamento, quello bene o male generalmente inteso, ma anche sui danni all'ambiente. Quindi costi di bonifica veri e propri, che sono, diciamo, i primi danni che vengono facilmente anche diciamo, individuati dall'ente competente che esce situazioni di eventi inquinanti, ma poi ci sono altre riparazioni, cioè la questione del ripristino dell'ambiente che ha accennato velocemente prima Alessandro, che è fondamentale per il concetto di danno ambientale, cioè il riportare quindi l'ecosistema, quindi non solo l'evento inquinante, ma l'intero ecosistema, la sua situazione, diciamo, di equilibrio che si aveva prima dell'evento del danno, quindi in una situazione di eccellenza, no? Come se il danno non fosse esistito. E diciamo che questo fa la differenza, perché anche a livello di costi, se l'ente preposto ha questa sensibilità di saper valutare qual è l'equilibrio ideale di questo ecosistema, un'azienda deve sostenere, ok, i danni dai cosiddetti per ripulire, ma anche i danni per riportare tutto in equilibrio. Quindi poi anche la riparazione del danno a terzi, la riparazione ai beni, chiaramente di sua proprietà, i danni da interruzione dell'attività, sia propri, chiaramente anche di terzi, qualora i danni siano più estesi, poi vabbè, chiaramente i costi per la difesa legale, per cui sono vari, ecco, gli impatti in cui che possono essere, diciamo, coinvolti. Diciamo che spesso quello che mi sono sentita dire nei vari anni quando proponevo una polizza RC inquinamento era: ma no, ma io non ho nessun rischio, io non sono una chimica, non sono un'acciaieria, per cui non produco nulla di pericoloso per l'ambiente, no? Non ho nessun prodotto diretto che possa andare a danneggiare l'ambiente. In realtà sono altri elementi che potrebbero essere invece coinvolti, che possono invece poi incappare in danni di inquinamento, danni ambientali, quindi in una di tutte quelle che abbiamo elencato prima. Ad esempio l'utilizzo che c'era del sito che c'era in passato, un'azienda può non essere anche consapevole di quello che veniva fatto prima sul proprio sito, prima di fare la sua attività. Magari poteva essere un'azienda chimica, per cui in sottosuolo potrebbe esserci chissà che cosa. Oppure, ad esempio, lo stoccaggio di carburante. Molte volte qualunque tipo di produzione ha magari nel proprio sito dei serbatoi interrati che non sono direttamente utilizzati per magari l'attività per cui questa azienda, diciamo, vive, no? Però ci sono questi serbatoi che sono una piccola mina vagante di cui magari non se ne conosce né lo stato e né magari dove è localizzato. Questi possono essere fonte di inquinamento e produrre anche danni non indifferenti. Quindi anche lo stoccaggio, la movimentazione di sostanze chimiche che magari non sono utilizzate, non sono, cioè, l'elemento della loro produzione centrale, ma sono delle sostanze che vengono utilizzate per poi la produzione finale della loro azienda. Presenza di bacini di contenimento secondari, molte volte vengono un po' sottovalutati, si pensa soltanto ai serbatoi interrati e le cisterne che poggiano al suolo si considerano come un pericolo non esistente. In realtà nella normativa anche i serbatoi che poggiano sul terreno, quindi sono serbatoi superficiali, ma appoggiando sul terreno subiscono e seguono la stessa normativa dei serbatoi interrati, perché comunque hanno, diciamo, il basamento che poggia sul terreno o non direttamente, ma anche su questi bacini di contenimento secondari che devono essere comunque controllati, devono essere in buono stato, perché se rilasciano a loro volta, hanno delle crepe, non sono, diciamo, monitorate, possono produrre notevoli problematiche. Parallelamente la frequenza delle prove di tenuta dei serbatoi e le condotte interrate, quindi lo stato dei propri serbatoi, delle proprie condotte, la gestione dei rifiuti, quindi la tipologia di rifiuti che vengono prodotti e soprattutto chi e come se ne occupa nella messa in riserva, fondamentale questo. E poi anche la presenza, ad esempio, di reclami da parte di terzi, cioè di odori, polveri. Un'azienda può non essere conscia che invece questa è una problematica che un terzo ti può sollevare, quindi tu devi rispondere eventualmente dei danni che qualcuno ti può far presente, diciamo. Poi disposizione ambientale, ad esempio, nei contratti di affitto e di compravendita. Questo legato anche, ad esempio, all'intenzionalità magari di acquisire o di dismettere asset, in particolare il terreno, nel proprio futuro. Quindi essere consci che in fase di compravendita
devi conoscere lo stato del tuo bene, in questo caso il bene terreno, no? Che spesso non viene considerato da un'azienda. Un'azienda considera tra i propri asset, tra i propri valori, tra i propri beni, i propri stabilimenti, le proprie strutture, i propri macchinari, e non si rende conto che invece un bene è fondamentale da dover monitorare e avere sotto presente come il suo stato è sicuramente il suolo, quindi il proprio sito, insomma. Infine anche la modalità di smaltimento di rifiuti da parte dei locatari. In caso di fallimento, diciamo, anche stato viene lasciato il sito, come se ne sono occupati, dove hanno smaltito questi rifiuti. Quindi diverse sono le tipologie e le problematiche che un'azienda può inconsciamente invece diciamo avere in casa e non saperlo. Per cui non sempre è vera la risposta di non avere un rischio ambientale in casa. Quali sono, come diceva bene prima Alessandro, i vantaggi, no, nello stipulare una polizza standalone RC inquinamento piuttosto che accontentarsi di una polizza RC generale con l'estensione all'accidentalità? Diciamo, non è solo la questione della graduale accidentale, che è quello che più viene all'occhio, no? Dire ok, non mi basta l'accidentale, voglio anche il graduale. Non è solo questo, avere una polizza standalone inquinamento vuol dire anche avere altro, avere innanzitutto i costi di bonifica all'interno del sito, che diciamo al giorno d'oggi ormai se si incappa in un evento di uno sversamento, qualunque problematica, un incendio eccetera, un assicurato deve rispondere anche dei danni che avvengono all'interno del tuo sito. Gli interventi poi imposti anche per il rispetto degli obblighi di precauzione e prevenzione, quelli legati al danno ambientale di cui si parlava prima, quindi dover rispondere anche tutto ciò che è precauzione, che è prevenzione, e anche il concetto di, come si diceva prima, di ripristino, e chiaramente tutto ciò che è danno ambientale non è coperto all'interno di una polizza RC generale, così come quindi eventi graduali che abbiamo accennato prima, e poi tutto invece il concetto di responsabilità introdotto nella nuova direttiva nella direttiva europea, quella proprio che fa cenno al danno ambientale e alle responsabilità in capo proprio a chi inquina paga, no? Questo è il concetto molto semplice da tenere in mente ed è questo alla fine, cioè se una società, un'azienda inquina, produce un evento inquinante, è lei in prima battuta che deve rispondere, cioè quindi se esce un ente preposto non interessano tante diciamo situazioni pregresse, ma se tu hai inquinato devi rispondere in prima battuta del tuo danno, per cui sicuramente è questo. E poi diciamo fondamentale anche non dimenticare che è importante vedere una polizza RC inquinamento non solo come un foglio di carta, la classica polizza che mi copre per i miei danni a terzi eccetera, ma riuscire a vedere quello che stiamo cercando di trasmettere in questo tipo di copertura, di vederlo come un servizio aggiuntivo, no? Non è solo appunto una polizza, così come si diceva prima, che copre i danni a terzi, ma un servizio aggiuntivo che tu dai al cliente, in particolare vederlo come un completamento, diciamo, di un solito sistema di gestione del rischio ambientale. Quindi vederlo un di cui della parte insurance, ma anche diciamo, dare il valore aggiuntivo che può avere una copertura di questo tipo, vedere in un insieme di organizzazione di risk analysis del proprio sito. Quindi per concludere, andando nel dettaglio diciamo delle aziende che in teoria possono aver bisogno di questo tipo di copertura, la risposta sarebbe tutti in realtà. Avrei potuto mettere semplicemente questo, perché in base a quello che ho detto prima, diciamo è difficile non entrare in uno dei diversi punti, non almeno in un paio, non essere sfiorato minimamente. Però questo è solo un esempio, una lista, ma così esemplificative di alcune aziende, l'agricoltura, l'allevamento, plastica, chiaramente il tessile, il legno, ma qualunque, anche gli ospedali, le scuole, ad esempio chi ha stoccaggio di rifiuti, chi ha dei serbatoi o dei magazzini, quindi qualunque tipo di azienda può incorrere, ahimè, in un danno ambientale o anche in un danno di inquinamento. Come diceva ben Alessandro, adesso le cose sono un po' cambiate, si è diventati un po' più severi, per fortuna un po' più attenti all'ambiente, quindi è diventato più severa anche tutta la normativa e anche la legislazione, per cui anche gli enti preposti sono un po' più attenti, di conseguenza diciamo avere questo tipo di servizio, non chiamiamolo più solo polizza, perché diciamo che anche con il servizio di incident response che in genere si dà con questo tipo di copertura, viene visto come proprio una diciamo un kit a 360 gradi per aiutare il cliente e tutelarlo e anche ad aiutarlo per la risk analysis del proprio sito, come poi vedremo più in dettaglio con il nostro ingegnere. Quindi poi andando nella specifica della copertura inquinamento, diciamo bene o male questo penso che sia un po' ormai noto un po' a tutti, come coperture base ormai sono quelle
che un po' tutto il mercato offre sono i costi di bonifica, sicuramente quelli all'interno e all'esterno del sito, compresi i costi di ripristino, come abbiamo detto, dei beni di proprietà dell'assicurato, il danno a terzi, che comprende sicuramente le lesioni personali, il danneggiamento di cose, ma anche l'interruzione di attività, ormai è data un po' così di default, l'intervento di riparazione del danno ambientale, questo è importante, una polizza estendere un inquinamento che non dà il danno ambientale ormai è obsoleta, diciamo che ormai fa parte della copertura inquinamento, e il concetto di ripristino, che abbiamo visto, i costi per il reintegro delle risorse equivalenti. Questo è fondamentale. Questo è ancora un concetto, non è nuovo per chi un po' ne sa, però diciamo che fa un po' la differenza sia a livello economico ma anche a livello di comprensione di che cos'è un danno ambientale, no? Spesso si parla di polizza inquinamento, danno ambientale, si fa un po' un miscuglio, in realtà sono due cose ben distinte. I costi per il reintegro, il ripristino del danno ambientale è notevole, può essere notevole. Le spese legali, chiaramente, quelle di valutazione della congruità delle richieste di risarcimento, interventi di messa in sicurezza di emergenza, poi per gli eventi improvvisi e accidentali, così come quelli graduali, e poi la copertura, questa in genere è una polizza che si fa a parte, quella derivante da eventi di inquinamento preesistenti, che non sono noti all'assicurato, con una polizza dedicata ed anche pluriennale fino ai 10 anni. Questa è la classica M&A, ed è una copertura che, diciamo, sta sempre più prendendo piede anche in Italia, ed è più nota all'estero, ma anche in Italia stanno cercando di far capire l'importanza di questo tipo di copertura per chi magari vende un terreno o c'è una compravendita, avere la tutela di ciò che vendi o di ciò che acquisti, no? Di essere, tra virgolette, sicuro che poi non puoi incorrere in qualche problematica futura. Mentre per quanto riguarda coperture un po' più, diciamo, opzionali, che non sempre vengono garantite, se Chiara può andare avanti, grazie, sono, diciamo, le classiche coperture che vengono date in aggiunta, sono i danni da interruzione di attività dell'assicurato, non vengono dati di default chiaramente, ma vengono valutate di volta in volta sulla necessità del cliente, perché chiaramente sono coperture che richiedono un costo aggiuntivo, per cui vengono valutate a seconda della necessità, l'operazione di carico e scarico, le committenza e infine le attività di appalto e subappalto che vengono affidate come singoli subappaltatori, tutte garanzie che, valutandole di caso by caso, si possono poi chiaramente inserire. Adesso lascerei la parola al mio collega. Nel frattempo però sono già arrivate un po' di domande, sì, per cui coglierei l'attimo per farti di passare la parola a Mauro. Vado in ordine sparso. Allora, una domanda riguarda campi elettromagnetici o inquinamento elettromagnetico. È considerato inquinamento ai sensi di polizza? Ma in prima battuta direi di no, nel senso che chiaramente deve essere una causa di un evento inquinante, poi va valutato caso per caso e capire in che senso campo elettromagnetico, in che contesto stiamo parlando, cioè in prima battuta non è compreso, no? Però poi capire cosa intendono per campo elettromagnetico e che danni, perché se sono poi danni da incendio è un conto. Obbligatorietà della polizza. In alcuni paesi europei ci viene riportato che addirittura è richiesta obbligatoriamente questo genere di polizza, certo. Cosa che confermo. In Spagna in particolare sì. Spesso viene richiesta anche negli appalti internazionali, e quindi l'appaltatore, soprattutto nel settore delle costruzioni o dei progetti nelle installazioni, ha l'obbligo contrattuale, certo, di fornire questo genere di copertura, e qui ho risposto io. Sì, no, anche anche in Italia per la parte rifiuti, in particolare nella zona Veneto, lì è obbligatorio, però è una sensibilità che per ora è percepita solo nel Veneto, dove per la gestione di rifiuti, ecocentri, tutti i piccoli comuni hanno l'obbligatorietà di stipulare delle polizze recinquinamento. Per il resto, ecco, in Italia è ancora poco sentita. Più in Spagna è stato più fortemente sviluppato negli ultimi anni, in Italia ancora non tanto, a parte gli esempi che accennavi tu. Però... Quindi diciamo, ok, quindi confermi che in Italia l'unica forma di obbligatorietà è la Regione Veneto sul trasporto dei rifiuti e anche lo stoccaggio? Il trasporto e lo stoccaggio, tipo ecocentri, cioè proprio quelle polizzette che si fanno nei singoli comuni per la gestione dei rifiuti, piccole, okay, discariche, cioè le isole ecologiche, diciamo. Ok, un'altra domanda ancora riguarda i costi di bonifica.
Se i costi di bonifica, riporto la domanda, sono relativi alla sola messa in sicurezza del sito o se ci sono poi invece particolari estensioni? No, come costi di bonifica si intende tutto il progetto di bonifica, quindi sicuramente a seconda poi del tipo di sinistro che ci si trova di fronte, se c'è una buona messa in sicurezza d'emergenza, quindi c'è un primo step che è fatto bene, molte volte i costi possono diciamo, limitarsi a quello se viene fatto bene un progetto, altrimenti diciamo comunque una polizza che copre tutto. Okay. Stanno arrivando domande a raffica, guarda, ancora un paio perché se no poi non ce la facciamo stare appresso a tutte. Atti vandalici e dolosi, cioè inquinamento causato da un atto vandalico doloso. Sì, c'è un'estensione dedicata a chi desidera, come cioè terrorismo e atti vandalici, e si possono inserire chiaramente. Questa mi sento di rispondere io già sì, scarti di lavorazione. O diciamo, gli scarti utilizzati per produzione energetica, cogenerazione, eccetera. Ma direi di Sì, sì, diciamo, no? se vengono trattati come rifiuti, sì. Se vengono trattati come rifiuti. Ok, direi che possiamo passare tanto a Mauro e poi mi tengo qualche altra domanda per il prosieguo. Grazie. Grazie a te. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti. Noi continuiamo la seconda parte, diciamo, di questa discussione relativamente a concentrarci un pochettino di più sugli aspetti del danno ambientale, sugli aspetti delle attività di valutazione dei rischi. Effettivamente, come sappiamo, diciamo, il problema ambientale per la sua rilevanza strategica, per la sua continua interazione con le dimensioni del processo tecnologico e per l'incidenza soprattutto sulla qualità della vita, quindi ha un impatto anche sociale, rappresenta chiaramente una sfida rilevante che richiede dal parte degli stakeholder tutti quanti una maggiore sensibilità e una consapevolezza. E l'utilizzo di strumenti avanzati che si accompagnano a quelle che sono le polizze inquinamento, strumenti avanzati di risk engineering a supporto sia dei sottoscrittori sia degli assicurati. Quindi c'è da considerare, tra l'altro, che da molto tempo si osserva una ridotta capacità di penetrazione nel mercato assicurativo delle polizze dedicate al danno ambientale, oltre a un confronto ancora abbastanza impari, se prendiamo, diciamo, i numeri tra le polizze dedicate tailor-made sul rischio inquinamento e le polizze property, quindi le polizze incendio, interruzione del business. Eppure, perché ho tirato in ballo il property? Perché quando c'è un rischio incendio c'è inevitabilmente una attività di rilascio di emissioni in atmosfera e in altre matrici, quindi compromissione di matrici ambientali e quindi danni ambientali. Per cui il rischio ambientale ancora oggi è oggetto di, diciamo, ampie discussioni, è ampiamente sottovalutato e, come avete detto precedentemente, come ha detto anche la mia collega Ombretta, il contesto normativo italiano è abbastanza stringente, non agevola. Tanto per fare un esempio, se consideriamo quelle che sono le fattispecie di danno ambientale riportate nella parte sesta del testo unico, anche quando si verifica una minaccia imminente di danno ambientale, quindi non si è concretizzata, ma c'è la minaccia imminente e quindi il rischio è sufficientemente probabile che si stia verificando uno specifico danno ambientale, bisogna mettere in atto una serie di azioni che portano l'assicurato di fatto a doversi anzitutto autodenunciare e mettere in atto delle misure di emergenza immediate nelle 24 ore e poi tirare fuori una serie di attività, come per esempio se c'è la parte del suolo e del sottosuolo potenzialmente impattate, bisogna andare a vedere, c'è cioè la slide successiva, bisogna andare a vedere sostanzialmente le analisi sulla matrice potenzialmente impattata. Tra l'altro c'è da considerare che la messa in sicurezza e la bonifica arrivano alla fine di un processo, quindi c'è prima un piano di caratterizzazione, c'è un'analisi dedicata sulle matrici suolo, sottosuolo,
che deve restituire dei dati e bisogna vedere se questi dati combaciano sostanzialmente con i limiti tabellari, tabella 1 e tabella 2 dell'allegato 5 della parte quarta del testo unico ambientale, oppure se superano. Quando superano quelle che si chiamano le CSC, cioè concentrazioni di soli di contaminazione, allora bisogna fare un passettino in più, un'analisi di rischio sito-specifica, che ci serve sostanzialmente a valutare il rischio nelle matrici che può determinare una diffusione verso la salute umana, oltre che un aggravio alle matrici ambientali. E se queste concentrazioni superano le concentrazioni soglia di rischio, allora si va in bonifica. I costi di bonifica effettivamente sono dei costi che impattano in maniera significativa sul portafoglio dell'assicurato. Per cui è molto importante andare a stabilire quali sono i rischi di un assicurato e quali sono potenzialmente gli aspetti che è possibile sostanzialmente prevedere all'interno di una polizza, cercando di arrivare a quelle che sono degli aspetti di polizza tailor-made, cioè sostanzialmente dedicati e quasi sito-specifici. Ho riportato degli esempi, c'è un esempio di un incendio, sono le slide successive, c'è un esempio di un incendio, un esempio di rottura di un serbatoio. Vedremo nell'esempio di un incendio, ne è accaduto poi uno pochi giorni fa in Porto Marghera. L'incendio nella fattispecie ha coinvolto un'azienda all'interno della quale c'erano stoccati 4.000 fusti, normalmente sono gli IBC da un metro cubo, di sostanze contaminanti, di sostanze probabilmente infiammabili. Attraverso una banale attività di taglio e saldatura, quindi di lavori a caldo, delle braci latenti hanno poi generato l'incendio, l'incendio si è diffuso, ha coinvolto tutta l'area del magazzino, si è ulteriormente diffuso all'intera area del fabbricato, andandolo a distruggere. L'incendio è stato domato dopo 30 ore con l'uso di acqua, con l'uso di schiumogeni, il sito è stato completamente distrutto e le valutazioni che sono state attribuite in termini di danni ambientali, nella slide successiva, sono piuttosto rilevanti, sono sui 75 milioni di euro, di una parte circa 40 relativamente a costi di ripristino e di bonifica delle aree, soprattutto per la vicinanza di aree naturali, aree protette. Il secondo evento invece è, vai alla successiva, grazie, è invece una rottura di un serbatoio. Anche qui è un aspetto molto interessante perché in una cartiera questo serbatoio veniva precedentemente utilizzato per raccogliere dei liquidi tecnologici, poi degli oli combustibili, successivamente il black liquor, che è, diciamo, uno scarto della produzione del paper. E le caratteristiche di questo serbatoio che vediamo nella figura rappresentata in basso, un serbatoio a single skin, quindi unica, una sola parete, di 20 metri di diametro, un'altezza di 16 metri e un volume massimo di 5.000 metri cubi. Cosa è successo? È successo che si è rotta la cerniera verticale del serbatoio, sebbene fosse munito di un bacino di contenimento che non era adeguato, perché normalmente quando c'è un singolo serbatoio si vorrebbe, diciamo, le best practice richiederebbero un 110% di capacità volumetrica di raccolta. Questo normalmente avviene, per esempio, quando vediamo i grossi centri di distribuzione dei carburanti. Loro hanno questi grossi serbatoi. In questo caso, invece, il bacino di contenimento era un terzo, quasi. Quello che è accaduto è che la posizione logistica di questo bacino, in rilevato rispetto alle altre strutture, agli altri edifici, ha generato un'onda che ha scavalcato il bacino di contenimento e si è abbattuta sostanzialmente sugli edifici sottostanti, dove c'erano dei magazzini con delle sostanze presenti. Tutte queste sostanze sono state riversate e hanno sostanzialmente impattato l'area circostante. Anche qui, se andiamo alla slide successiva, possiamo vedere una stima di danno che è stato calcolato, quantificato, oltre al fatto che ci sono state chiaramente da parte del
dell'opinione pubblica e delle persone, delle residenze intorno al sito ad essersi mosse sostanzialmente, ad aver richiesto una serie di risarcimenti danni a cascata, e la stima dei costi è arrivata sui 43 milioni di euro, di cui 1,3 milioni per danni ecologici ed economici ad opera, diciamo, avanzate da 7 associazioni. Di conseguenza, per concludere questa parte, l'ultima slide, vai avanti per favore. Possiamo dire che il rischio ambientale è sostanzialmente un rischio che, dal punto di vista della probabilità di accadimento e della severità, deve essere valutato. Nuovamente la probabilità è bassa. La prossima slide, per favore. Ovviamente la probabilità è bassa, è una bassa probabilità, e la severità invece è molto alta. Basti vedere sostanzialmente questi, in pratica questi eventi. E tra l'altro le valutazioni ex ante in attenzione di solide informazioni, questi sono molto importanti, risultano complesse sia per eventi accidentali che per eventi graduali. Quindi eventi accidentali avvengono immediatamente, che li possiamo osservare, ed eventi graduali che invece sono avvenuti nel tempo e non ce ne accorgiamo, perché il posizionamento dei serbatoi o delle tubazioni non ci permette di effettuare un'analisi. C'è una continua evoluzione della normativa, quindi il rischio ambientale è un rischio in evoluzione, un rischio dinamico, e la peculiarità del danno ambientale è che mostra degli scenari multipli di esposizione. Quindi è sempre più necessario, a seguito di questi eventi, eseguire un'adeguata analisi di rischio dei siti ambientali, sia a favore dei sottoscrittori, sia a favore dell'assicurato. Cosa abbiamo sviluppato negli anni? Provenendo io da un'attività industriale precedentemente per molti anni e occupandomi di tematiche di rischi ambientali, di rischi chimici e di bonifiche, anche nei siti di interesse nazionale, capisco e ne ho attraversate, diciamo, di situazioni di conferenze di servizi, di burocrazia, che portano molto spesso, diciamo, a delle lungaggini. Noi abbiamo sviluppato pertanto come AXA XL un approccio multilivello, un approccio sostanzialmente che si basa, bisogna andare avanti con le slide, è un approccio che si basa sostanzialmente sulla valutazione, una desk analysis sostanzialmente delle attività, e che avviene e poi successivamente culmina con un'attività in sito. Avviene per gradi di approfondimento, coinvolge sia gli aspetti di risk management, ma anche gli aspetti health and safety ed environment. Quindi i due dipartimenti di un'azienda sono entrambi coinvolti. Il primo livello è quello molto semplice, che può servire tanto a ombretta, quando mi richiede sostanzialmente di fare degli approfondimenti sulle submission che lei riceve, e normalmente questo mi consente di effettuare un'analisi sulla base dei documenti. Molto spesso i documenti che riceviamo o si limitano alle submission o includono a volte dei claims, o a volte includono dei questionari, ma non sempre i questionari sono completi ed esaustivi, tali da poter affermare la tipologia e la natura di rischio e poterlo concretizzare. Sostanzialmente noi utilizziamo questi due tool che abbiamo sviluppato. Uno si chiama il risk scanning e un altro è in fase di ultimazione, l'environmental sensitivity map. Sono due strumenti che consentono di mappare il rischio sulla base di semplici questionari che vengono trasmessi agli stakeholder, quindi agli assicurati, e di
fornire un rating ambientale, quindi poter capire sostanzialmente dove si colloca il rischio all'interno di una mappa di probabilità severità. L'Environmental Sensitivity Map invece ci consente e consentirà sia ai nostri sottoscrittori ma anche agli assicurati di poter capire sostanzialmente dove è collocato lo stabilimento, qual è il livello di sensitività ambientale nell'intorno del sito e quindi poter avere un valore anche di sensitività ambientale. Il secondo approccio che abbiamo sviluppato, quindi è un upgrade del grado di approfondimento, si basa su, è il successivo, la successiva slide, si basa invece su una analisi più approfondita, quindi si tiene conto di sviluppi di checklist dedicate per la tipologia di occupancy dell'assicurato e oltre a effettuare la mappatura del rischio ci consente sostanzialmente di andare ad analizzare, ad accorpare una serie di parametri e identificare dei KPI, KPI ambientali. Questi KPI ambientali sono 7 e vanno dal risk management alla sensitività ambientale, alla pericolosità intrinseca del sito, al monitoraggio, la manutenzione, il processo tecnologico e l'environmental housekeeping, che è modulato un po' dal fire housekeeping. C'è la possibilità di effettuare certamente una simulazione SIF, quindi io ricevo le informazioni dall'assicurato, li elaboro attraverso questi tool, ottengo dei grading di rischi ambientali, ma non mi accontento, vado ad approfondire, quindi non è semplicemente il tool che opera, ma c'è anche l'ingegnere dietro che fa un'analisi, vado ad approfondire quali sono le aree più critiche e quindi ho la possibilità di fare delle simulazioni per capire sostanzialmente come cambierebbe il rischio rispetto a quello che viene osservato, mostrato attraverso le checklist. E qua stiamo parlando solamente di attività desk. Il terzo livello, quello più interessante, invece, è l'attività in sito. L'attività in sito chiaramente ci consente di andare a confutare effettivamente le osservazioni che abbiamo potuto interiorizzare attraverso l'analisi delle checklist e poter andare a effettuare una valutazione effettiva sul campo per capire qual è il rischio reale che noi chiameremo ESIS in una mappa di rischio e quali saranno le misure reali di mitigazione e di mitigazione del rischio, quindi di protezione e di prevenzione che possono agire sul rischio, in modo tale da fornire poi all'assuntore tutta una serie di informazioni che gli consentono poi di creare una polizza tailor-made, sito specifica, di poter sedersi con il cliente e dire a te ti interessa più questo tipo di copertura con queste caratteristiche, perché effettivamente dall'analisi di rischio e dalla visita che è stata effettuata, questi sono gli scenari che rappresentano, diciamo, il tuo potenziale rischio. Cosa andiamo a vedere effettivamente poi durante una visita tecnica in sito? Andiamo a vedere incidenti, andiamo a vedere sostanzialmente gli hazard assessment, andiamo a vedere l'identificazione di indicatori di prestazione ambientale, andiamo a controllare lo stato, le caratteristiche dei serbatoi fuori terra, interrati, i test manutentivi. Andiamo a effettuare anche una valutazione delle misure, e questo è molto importante, mi piace molto farlo in campo. Accanto, diciamo, alla conoscenza del processo tecnologico, la conoscenza delle misure di manutenzione preventive e predittive, in modo tale da andare ad agire sostanzialmente sulla valutazione di quelli che sono gli indicatori come i controllori di temperatura, i controllori di livello, i controllori di pressione. Se dei serbatoi che contengono delle sostanze chimiche che vengono utilizzati non solo per lo stoccaggio, ma magari per la miscelazione, hanno dei dischi di rottura, quindi tutti quegli equipment che riguardano la safety, ma che in funzione di un potenziale failure
a seguito dell'evento potrebbero generare effettivamente un danno ambientale. Alla fine noi andiamo a redigere un report strutturato, il cui aspetto più importante, il cui cuore più importante è non solo la matrice di rischi ambientali, quindi il grading ambientale che viene attribuito, ma anche il corpo delle raccomandazioni che sono effettivamente specifiche per la tipologia di rischio che abbiamo visto. E la soluzione a queste, c'è la possibilità in taluni casi anche di effettuare degli scenari di calcolo e di costi del danno ambientale. Questo è possibile farlo, un po' come uno scenario MPL del FIRE, no? Maximum Possible Loss Scenario, è possibile farlo. Non è possibile fare invece una quantificazione economica di quello che può essere un danno sulle specie acquatiche o di quello che può essere addirittura un danno sulla salute, diciamo, della popolazione che risiede nelle vicinanze. Quindi per questo è molto critico ed è molto particolare, diciamo, l'analisi di rischio ambientale. E poi dicevo della multidisciplinare, diciamo, di questo approccio multimatrice, perché oltre al calcolo del grading ambientale generale del sito, è possibile anche attraverso il tool sviluppato andare a sostanzialmente fare una valutazione un po' più specifica sulle singole matrici impattate e quindi ottenere anche un grading di rischio sulle singole matrici impattate. Vai alla prossima. Ok, quindi le attività di gestione dei rischi ritengo che possano e debbano essere, diciamo, sempre più utilizzate sia dai sottoscrittori e sia dagli assicurati, soprattutto in un regime, diciamo, la chiamerei di mutua, come dire, fiducia, di mutua fiducia. Perché se è altrettanto vero e importante da parte del sottoscrittore poter capire, al di là delle informazioni che riceve, quali sono, le reali condizioni, le reali caratteristiche di rischio, è altrettanto, al fine di fornire, chiaramente una copertura DOC, è altrettanto importante da parte dell'assicurato poter ricevere, senza remore, senza paure, senza problemi. Un tecnico che fa un'analisi e che è un'analisi che andrà a beneficio dell'assicurato e andrà a beneficio della compagnia assicuratrice. È un win-win questa sostanzialmente attività e segue quelle che sono diciamo, quello che è il motto anche di AXA, from payer to partner, cioè l'idea sostanzialmente di non vedere il cliente come un semplice pagatore, ma l'idea di poter percorrere, creare un percorso e farlo insieme, soprattutto basato sulla fiducia, soprattutto basato sullo scambio reciproco di informazioni che è a beneficio di tutti. Con Ecco, questo io sostanzialmente avrei sì, guarda, su questo peraltro concluso. ci sono alcune, anche per te alcune domande. Partirei da questa intanto. Sostanzialmente questa analisi viene fatta in quale fase? Cioè nella fase in cui l'azienda approccia AXA XL per una richiesta di quotazione, l'azienda o il suo intermediario approcciano AXA XL per una richiesta di quotazione e se ha un costo questo, perché di fatto viene fatto un vero e proprio audit. E quindi diciamo poi immagino che a valle di questa indagine verrà emesso un rapporto anche che serve all'azienda per pianificare poi quegli investimenti e quelle
attività necessarie a migliorare comunque il proprio rischio di esposizione ambientale, oltre che appunto rendere poi eventualmente assicurabile e a che termini quel rischio, no? Quindi ecco, intanto se puoi dare un chiarimento su Sì. in quale fase si fa e chi la paga, se c'è da pagarla. Allora, sostanzialmente, proprio Scusami, se c'è da perché è pagarla, quanto un'attività. può Sì. costare? Ok. Allora, proprio perché è un'attività che si basa su approfondimenti successivi, la fase 1 normalmente noi la possiamo fare e viene fatta nella fase di analisi, di submission. Quindi è dedicata soprattutto ai sottoscrittori. E questa fase qua in pratica non ha un costo per i sottoscrittori perché lavoriamo nella stessa compagnia. Quando invece, e tra l'altro la visita può essere richiesta sulla base, io non sento, la Sì, visita tra l'altro può essere richiesta sulla base, la visita tra l'altro può essere richiesta dalla mia collega, quindi quando Ombretta ha l'idea di voler andare ad approfondire un determinato rischio, lei mi dice sostanzialmente mettiamoci d'accordo con l'intermediario, dell'assicurato, direttamente con l'assicurato e si va a fare una visita. E in quel caso le attività che vengono espletate restano all'interno della compagnia. E chiaramente la stessa diciamo il se la, la, st la stessa lo stesso dipartimento di underwriter potrà diciamo trasferire una serie di informazioni a discrezione verso il cliente attraverso il broker o questo direttamente al diciamo viene cliente. fatto anche per Le altre aiutare il fasi cliente quando di non abbiamo approfondimento. abbastanza informazioni, quindi diciamo una fase di aiuto anche al cliente. Molte volte compilare il questionario diventa un po' oneroso, porta via anche del tempo e quindi fare questa diciamo, fase di analisi da parte di ingegnere aiuta sia noi ma anche il cliente magari ad alleggerirlo nella compilazione di questionari. E poi come diceva Mauro, il fatto di farci conoscere, no, un po' di più la loro situazione aiuta sia noi per capire il rischio, ma aiuta loro anche perché qualora il rischio sia ben gestito e non ci sono problematiche particolari, non è detto che questo poi possa portare anche a una diminuzione del premio, per cui è anche a loro vantaggio. Quindi questa prima fase di cui Angelo, parlava Mauro è fondamentale. sì. E può in genere viene fatto nella fase prima di chiudere il rischio e non è detto che molte volte invece per questioni di tempistiche, eccetera, si può anche prendere diciamo nota e farla magari anche una volta che diciamo siamo già in corso e siamo andati un po' lunghi e si può anche fare poco dopo diciamo l'inception date diciamo però è nella prima fase insomma questa la prima parte di analisi che diceva Mauro. No, perché La ci seconda stanno parte. segnalando alcuni agenti, vostri agenti collegati, che vedono questo anche come un tool, un valore aggiunto da offrire per i clienti. Poi immagino che non è che si possono, uno può cominciare a fare analisi in sito a Questa magari tutto. la seconda parte che parlava Mauro, che magari stava adesso continuando, quello è diverso, quello è il servizio più per il cliente, che forse adesso lo stava spiegando bene. Cioè la Prego, seconda Mauro. fase, effettivamente diciamo, no? Quindi la prima fase può servire sia ai sottoscrittori, può servire anche per un'analisi speditiva del portafoglio di un broker, per esempio, quindi ha tanti siti, ha tanti clienti e vuole capire sostanzialmente l'analisi dei clienti, come sono messi dal punto di vista del rischio ambientale e poi attivare una seconda parte. Ma il secondo step e il terzo step, non arrivi, la visita effettivamente non è che noi siamo necessariamente obbligati o vogliamo spingere per forza per effettuare una visita. Sì, no, 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 sono i vostri Sentite? agenti che stanno Sì. dicendo che la vedrebbero invece positivamente, quindi avrebbero loro il piacere che venisse fatta, ecco, come tool. Beh, ma visto il tipo di rischio, no? Visto il tipo di polizza, diciamo, sicuramente la conoscenza del sito e la vera percezione del rischio è fondamentale sia per noi ma anche per
il cliente, per cui sicuramente, ed era un po' lo scopo anche di questa presentazione, far vedere il valore aggiunto, no, del risk engineering nell'approccio, nella sottoscrizione di questo tipo di rischio, perché chiaramente più il rischio è conosciuto, chi meglio di te Alessandro, chiaramente lo puoi sottoscrivere e bene, nel senso non solo a livello economico, no, ma anche a livello di garanzie, di sottolimiti, per cui molte volte un semplice questionario, quando ci va bene, perché non sempre lo riceviamo, può non bastare. Per cui avere questo tipo di servizio, no, che viene dall'interno, quindi viene sempre da AXA, quindi da colleghi, dove si lavora parallelamente e in questo tipo, questo approccio non comporta nessun costo aggiuntivo, sicuramente porta dei vantaggi reciproci. Questo. Sì, assolutamente, ne sono più che convinto e, come dire, mi rendo ambasciatore delle domande e delle osservazioni che vengono poste nella chat. Come stavo dicendo, diciamo, in fase sia di valutazione del rischio e quindi poi anche di sottoscrizione del rischio, come vengono valutate l'eventuale certificazione ISO 14001, che ricordiamo essere la certificazione che è la norma che stabilisce i principi, sì, sistemi e tecniche di supporto per i sistemi di gestione ambientale, che di fatto definisce qual è il quadro di riferimento nella gestione ambientale attraverso il principio del plan, do, check e act, per la gioia di chi si lamentava che parliamo troppo in inglese, e a sua volta, diciamo, anche per gli aspetti poi che possono riguardare la norma 18001, che è quella sull'Occupational Health and Safety Assessment Series, che in qualche modo è comunque collegata alla 14001 ambientale, perché poi ricordiamo sempre che la responsabilità ambientale ha anche poi dei riflessi abbastanza importanti da un punto di vista della responsabilità verso i dipendenti e per gli aspetti di normativa di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro. Quindi, diciamo, ecco, come queste eventuali certificazioni possono giocare nella sottoscrizione del rischio, nel pricing. Mi sembra che peraltro il pool italiano inquinamento, voi non siete parte o siete parte del pool inquinamento, non siete parte del pool, quindi siete alternativi, no, al pool inquinamento. Mi sembra che il pool inquinamento preveda una forma di scontistica in presenza della Ma in certificazione. realtà, diciamo, tutto quello che è, come ti dicevo prima, conoscenza dello stato di gestione del rischio, viene valutato, quindi è un'analisi a 360 gradi. Se un'azienda mi dimostra che è certificato, che lavora in un certo modo, che gli impianti sono tenuti, e chiaramente non si può non tenere conto di questo nell'analisi e quindi anche nel pricing per quello che mi riguarda come sottoscrittore. È per questo che più conosco il rischio e più riesco a sottoscriverlo in una maniera corretta, e vuol dire anche nella valutazione del premio, sicuramente. In questo viene valutato in positivo. Ok, sì, lo immaginavo ovviamente. Puoi fare un accenno, torniamo un attimo sul, diciamo, tecnica assicurativa e sulla polizza. Validità temporale della garanzia, cioè claims made, loss occurrence, eventuale retroattività, eventuale post-attività, puoi fare accenno a questo, Ombretta? Ma diciamo che chiaramente, visto il tipo di copertura dove diciamo, loss occurrence è dura identificarlo, in realtà è più un claims made, visto soprattutto quando si parla di retroattività, di danni alla falda, danni al sottosuolo, chiaramente quando avviene il danno molte volte è anche impossibile realizzarlo, quindi in realtà è una polizza che va in claims made, quindi quando il danno viene dallo stesso assicurato, anche da terzo, dall'ente preposto, chiaramente da lì il trigger parte legato a questo. Quindi è la manifestazione del danno avvenuto durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dalla sua origine. Sì, in realtà anche perché poi per stabilire quando ha avuto origine è l'ingegnere dove si ferma un po', perché c'è la problematica, servono in genere delle informazioni molto di dettaglio, perché una volta che c'è un inquinamento al danno da falda,
andare a capire esattamente quando è iniziato lo sversamento non è facile, per cui bisogna vedere quando ce n'è evidenza e poi fare un'analisi delle acque, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione un po' complessa. Per quanto riguarda la retroattività, in genere con informazioni del caso noi la diamo, insomma. Ok, già un paio di domande sono relative, però mi verrebbe da dire, stiamo parlando di una polizza diciamo area responsabilità con l'aggiunta di danni e indennizi all'assicurato per le spese e costi, no, perché abbiamo la parte anche delle spese e dei costi dell'assicurato, però molti stanno chiedendo, o almeno già più di una domanda, relativa alla copertura degli amministratori in caso di procedimenti penali, ma quello riguarderà la polizza di Eno, immagino. Esatto, questo non comprende la nostra, era un capo più una di Eno. Ecco. Eventuali, scusami Ombretta ancora, sempre domande giunte nella nostra chat, eventuali limitazioni della copertura per fatti di natura penale, diciamo nell'ambientale è abbastanza facile poi andare sul reato penale. Quando è che la copertura smette di avere i suoi effetti per illecità sostanzialmente del contratto? Cioè, ma questo ora, è come un RC, capisci bene, cioè qui abbiamo in questa tematica è abbastanza semplice poi andare su un dolo eventuale, no? Quindi quel confine non proprio netto fra dolo e colpa. Certo, no, assolutamente. Ecco, quindi diciamo in questo caso la polizza o comunque la ratio di indennizzabilità qual è? E in realtà è vedere che l'assicurato abbia fatto il tutto, innanzitutto per evitare, no, che possa venire un danno ambientale o comunque un danno da inquinamento, quindi essere lui stesso, aver dimostrato che ha fatto di tutto per tenere gli impianti in un certo modo e avere anche diciamo adempito tutto quello che la normativa impone ormai a livello ambientale. Chiaro che poi se avviene un danno da inquinamento che esula, no, da tutta la sua volontà, è chiaro che quello è coperto, così come non sono coperte ad esempio le voluntary site investigation, cioè se io mi sveglio una mattina e dico ciao, vediamo che io faccio un bel campionamento, così poi la polizza che non lo copre, è chiaro questo no, quindi devi mettere tu nella situazione assicurato di fare tutto il possibile per comportarti come la normativa impone e poi chiaramente quello che può avvenire come danno ambientale o danno da inquinamento, chiaramente quello è imprevedibile, per cui quello chiaramente sì, però diciamo che un'eventuale iscrizione nel registro degli indagati, indagine ed eventuale anche condanna per un reato colposo non pregiudica la garanzia in questo caso, la garanzia operante. Bisogna andare sulla fattispecie dolosa esatto, quando c'è dolo chiaramente no. Certo. Questo sia per il risarcimento a terzi o anche cioè a quel punto si estende anche alle spese, cioè tutta la polizza. Sì, no, quello è tutto, sì, chiaro. Ok. È sempre la normativa della RC generale, cioè alla fine la normativa è quella, sul dolo e la colpa segue la stessa procedura, insomma. No, qui rispondo a questa domanda che è appena arrivata, rispondo io direttamente. Buongiorno, se non vado errato, il fatto di aver sottoscritto la polizza di RC inquinamento mette a riparo l'azienda dall'azione penale? Assolutamente no, proprio no. Non l'azione penale va avanti e va avanti, che ci siano o non ci siano polizze non rileva. Certo è che poi nella condanna finale penale, se nel frattempo l'assicurato ha pagato dei danni, quello può rilevare sull'entità della condanna rispetto a un'azienda che magari prima ha inquinato, poi è fallita, è scappata e non ha pagato nessun danno. Chiaramente gli amministratori forse avranno una fattispecie di condanna peggiore, però non mette assolutamente al riparo. Dunque c'erano ancora un paio di domande arretrate di prima che adesso ci arrivo, se le ritrovo. Vuoi una mano? Vuoi dare un indizio? Esatto, la chat è abbastanza piena oggi. Ah, ecco, c'era chi chiedeva
se è possibile valutare il rischio inquinamento derivante dall'attività presso terzi. Certo, sì. Evidentemente per attività svolte dall'assicurato Certo, no, presso no, assolutamente, quello sì, sono coperture, c'è cioè un testo ad hoc che sono contractor pollution liability, che sono proprio le attività presso terzi. Quello sì. O all'interno della stessa nostra polizza c'è un'estensione se ci sono più situazioni, nel senso che non è solo presso terzi, cioè c'è l'attività che si fa presso sito, in più ci sono anche altri siti presso dove l'azienda lavora, e allora si estende questa garanzia e si possono comprare anche siti di terzi. Ok, altra domanda, quali sono i settori proprio esclusi a priori, cioè che dice manco li quotate? Ma diciamo, innanzitutto va valutato caso per caso, perché così dire in generale. Diciamo che in genere gli offshore, che li gradiamo tanto, e diciamo anche tutte le pipeline sotterranee, quindi grossi stoccaggi con grossi serbatoi Diciamo minerali. Cioè, oil and gas oil in and gas sì, magari, generale. però ecco, non è, la mia questione è dire questo sì, questo no, Sì. diciamo, dipende dalle informazioni che ho. Chiaramente un Però oil and gas diciamo, senza informazioni anche no, se invece ho cioè un diciamo, rischio dentro di sé sì. una piattaforma offshore petrolifera, no. Ecco, quello no, ecco, quello no. Quello Il resto, no. diciamo, c'è quello Pipeline che sotterraneo, abbiamo no. cose che ci piacciono di più e ci piacciono di meno, però come dicevo prima, Però magari l'importante una è raffineria, l'informazione. magari sì. La raffineria sì, assolutamente, però devo avere delle informazioni. Chiaramente non lo quoto alla cieca come potrei quotare una piccola azienda di produzione giocattoli, per dirti. Quindi una grossa esclusione a tout court non c'è. Se ci sono le informazioni, il rischio è ben conosciuto e il cliente sotto, è disponibile anche a darmi delle informazioni che riesco, come dicevo prima, a circoscrivere il rischio, si può assolutamente assumere. Ok. Ancora, qui anche io mi sentirei già di dare io la risposta per conto tuo. La copertura sui danni ambientali è estesa sia all'interno della proprietà dell'assicurato che all'esterno in aree di terzi limitrofi? La risposta è sì, direi Sì, assolutamente sì. danno ambientale non c'è un limite, anche perché, come dicevo prima, è l'ecosistema, per cui non riesci a definire ok, qui è finito l'on-site, qui inizia l'off-site, per cui danno ambientale, non c'è distinzione se all'interno o all'esterno, a differenza dei danni da bonifica, che chiaramente lì c'è differenza. Esatto. C'è chi chiede contraenti esteri, ma con stabilimenti in Italia possono interessare, penso di sì, Certo, no? sì. Li quoterai, no? Se non li Certo. quotano i tuoi colleghi dall'estero. Esatto. Dipende, molte volte il programma si appoggia all'estero e ci chiede una quota locale in italiano, viceversa, per cui non c'è assolutamente problema. Oh, ecco che compare Chiara che ci dice che abbiamo raggiunto evidentemente il nostro tempo, ma direi che abbiamo fatto comunque una bella carrellata delle varie domande e osservazioni che sono arrivate. In ogni E in caso realtà ho anche restano. aspettato, ho aspettato di intervenire perché ci sono Sì, ma in tantissime ogni caso domande restano i contatti continuative. dei nostri relatori e quindi penso si potranno contattare per le esigenze più specifiche di dettaglio, no? Assolutamente, non c'è bisogno, sì. Comunque rispetto quantomeno agli appuntamenti della Arax XL Insurance Academy tradizionali degli scorsi anni, in virtuale quantomeno abbiamo più che raddoppiato i partecipanti, no? Quindi comunque diciamo, dal vivo sarebbe stato complicato trovare una sala dove metterli tutti, perché oggi abbiamo raggiunto circa le 300 partecipanti e quindi direi che ci serviva l'auditorium di Regione Lombardia, forse. Posso solo far partire il test, Alessandro, prima dei saluti, così disciplina. Comunque ringrazio AXA XL perché devo dire che ci date modo di organizzare insieme a voi sempre degli appuntamenti interessanti e con esperti che sono in grado di spiegare in modo chiaro qualsiasi argomento si tratti. Ricordo che il video di questo webinar insieme alle slide saranno disponibili sul sito ANRA nei prossimi giorni. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio l'ultimo saluto ai relatori. Vabbè, grazie a voi per l'invito e alla prossima, quindi grazie mille. Per chi avesse ancora delle domande, ci sono quindi tutti i contatti, per cui disponibilissima sia qualche Ringrazio. mail e telefonare, non ci sono problemi.